coppie infertili hanno cause, diciamo, al 50% femminili e al 50% delle coppie il problema è maschile. Le cause femminili più frequenti sono problematiche dell'ovulazione. Spesso sono donne che, avendo un problema di ovulazione, mestruano irregolarmente o hanno addirittura periodi di amenorrea secondaria. Allora la causa, il primo step più facile da utilizzare è un semplice prelievo ematico per dei dosaggi ormonali, che normalmente andrebbe inquadrato a metà ciclo, cioè nel periodo più o meno fertile che cade fra una mestruazione e l'altra. Per quello che riguarda invece una normale valutazione di base dell'uomo, un semplice spermiogramma, cioè valutazione del numero, della conta degli spermatozoi, della loro motilità progressiva rettilinea, dell'eventuale presenza di forme anomale.